Bentrovati! In questa puntata vi proponiamo un luogo storico davvero suggestivo nel territorio di Vittorio Veneto. Ci troviamo a Ceneda, più precisamente in uno dei suoi insediamenti preromani e romani, sul colle dove sorge il castello di San Martino. Il castello di San Martino è stato nei secoli residenza di duchi e conti e da circa 1000 anni è diventata sede vescovile. Le sue origini sono antichissime e oggi coglieremo alcuni aspetti della sua storia millenaria. Allora andiamo! Siamo all'interno di un castello vescovile di Vittorio Veneto, conosciuto come il castello di San Martino. Si tratta di un castello che nasce in epoca romana come un castrum, diventa poi in epoca longobarda sede del vescovo di Ceneda prima e poi di Vittorio Veneto. Attualmente all'interno di questo castello continua ad esserci il vescovado, cioè l'abitazione del vescovo di Vittorio Veneto, ma all'interno di questo castello si trova anche la casa di spiritualità e cultura. Questa casa di spiritualità vanta ovviamente di una quiete tutta particolare, perché siamo all'interno di un luogo che è in cima ad un colle, per cui qui non si sentono grandi rumori, la quiete è garantita sicuramente, e per cui è un luogo che concilia bene la introspezione interiore, il momento di preghiera, ma anche brevi tempi proprio di distesa dello spirito, ecco. Sono state fatte ricerche sugli insediamenti dell'uomo sul colle di San Martino e su quello vicino di San Paolo. Nella località che oggi conosciamo come Ceneda, secondo alcuni studiosi, si può stimare che i primi insediamenti si ebbero con l'invasione longobarda tra il VI e il VII secolo. Ceneda divenne un importante granducato, dove Longobardi e Franchi edificarono un vero e proprio castrum sul colle di San Martino. Sono giunte fino a noi, infatti, testimonianze su due sovrani francesi che soggiornarono nel castello fra il 554 e il 900. Il primo caso riferisce del condottiero Franco Leutari, il quale morì nel castello insieme alla sua guarnigione, colpito dalla peste. Successivamente a Ceneda soggiornò il re d'Italia Lotario I, figlio di Ludovico il Pio. Questo castello nasce come un castrum di epoca romana che si conclude nel 476 d.C. con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Questa zona poi cade in mano ai Longobardi, che conquistano la zona, misero qui la sede della nuova diocesi di Ceneda, trasportando le spoglie del vescovo Tiziano dalla vicina diocesi di Oderzo e quindi creando una nuova diocesi, la diocesi di Ceneda, che poi nel futuro cambierà il nome in Vittorio Veneto. Il vescovo risiede in questo castello dal 700 d.C. in maniera quasi ininterrotta. E ovviamente all'interno di questo luogo il vescovo ha sempre guidato la diocesi di Ceneda, e in modo particolare dal castello, dal punto di vista spirituale, dal museo della battaglia attualmente, antico municipio di Ceneda, dal punto di vista giuridico-politico. Questo luogo rimane della diocesi di Vittorio Veneto, come dicevo, quasi in maniera ininterrotta.
fino a che circa nel 1947 il vescovo di allora, il vescovo Zaffonato, decidere di fare come fece San Martino. Il castello infatti è dedicato a San Martino, e cioè di dividere il castello. San Martino divise il suo mantello, il vescovo decise di dividere il suo castello, creando un appartamento proprio per la residenza vescovile, ma lasciando tutto il resto della parte interna del castello perché potesse diventare una casa per esercizi. Nel 903 Ceneda e il suo castello subirono l'assedio degli Ungari con gravi distruzioni. E per tutto il XII secolo, Ceneda, non più potente come un tempo, fu coinvolta nelle lotte tra comuni e signorie. Tra alterne vicende furono al potere il comune di Treviso, i Caminesi e i conti e vescovi di Belluno. In queste lotte intestine fu bruciata la cattedrale e trafugato il corpo di San Tiziano. Qui ha vissuto il vescovo Pietro Marcello, che coltivò ottimi rapporti con gli artisti dell'epoca, fra i quali lo scrittore umanista Antonio Romagno da Feltre, ospite nel castello per lungo tempo. Nel corso del Settecento, il castello attirò letterati, esperti delle arti, esperti dei mestieri. Si pensi che Francesco Scipione, conte di Maffei, scrittore veronese, nel 1713 lesse nelle sale della fortezza, per la prima volta, la tragedia Merope, un dramma in tre atti considerato la miglior opera scritta di quel genere prima di Vittorio Alfieri. A Ceneda si ebbero altri gravi danni, in particolare con due terremoti, uno nel 1873 e uno nel 1936. A seguito di questi disastrosi eventi, si intervenne sui monumenti, tra cui anche il castello, con restauri consistenti. Qui siamo all'interno della cappella antica del castello, in realtà antica per storia più che per decorazioni, perché a causa del terremoto del 1936 gran parte del castello è stata distrutta. Questa cappella è stata risistemata per opera del vescovo Beccegato, quindi siamo negli anni 40 del Novecento. È la cappella comunque antica per storia, perché questa era l'antica cappella del vescovado, dedicata a San Martino, vescovo di Tours, come si vede dalla pala dell'altare. Questa cappella, tra l'altro, ha una particolarità: non è solamente un luogo di preghiera, ma è anche luogo in cui riposano i nostri vescovi. È infatti un sepolcro, il vescovo Beccegato, come potete vedere, creò appunto per sé e per i successori questo luogo anche per il riposo eterno. Siamo all'interno del Salone degli Stemmi del castello. Anticamente questo era il Salone d'Armi o anche Salone del Trono, il Salone degli Udienze, ecco, potremmo dire così. Attualmente questo viene considerato il Salone degli Stemmi, perché all'interno di questo salone sono ricordati gli stemmi dei vescovi che si succedettero nella cattedra di San Tiziano. Su questa parete, in modo particolare, abbiamo gli stemmi, i blasoni dei vescovi che erano patrizi veneziani. Infatti ci fu questo rapporto tra Ceneda e la Repubblica Serenissima di Venezia. Venezia nominava i vescovi di Ceneda, per cui abbiamo nomi che ci sono conosciuti, come i Grimani, come Michele Dalla Torre, come Mocenigo, come Giustiniani, nomi di famiglie veneziane. Questo salone è importante anche per un altro aspetto, perché è completamente affrescato nel soffitto. Questo affresco è del 1586, venne realizzato dal Pozzo Serrato
E che cosa rappresenta? Beh, come dire, è una semina, sono delle grottesche, quindi sono degli animali mitologici, degli strumenti di lavoro, dei mascheroni, come dire, è il gusto, ecco, un po' il gusto dell'epoca che riprendeva le grottesche di Roma scoperte nella Domus Aurea di Nerone. C'è una particolarità che è interessante, probabilmente al tempo non erano contenti che questo vescovo, questo Marco Antonio, sperperasse, ecco, no, i soldi per creare queste opere. E allora lui, per consegnare alla storia un segno della sua arguzia, fece affrescare questi due folletti all'inizio proprio del salone, con queste due scritte: chi dice mal di me non me ne curo, l'altro risponde che la ignoranza sua mi fa sicuro. E al centro ci mette proprio questa frasetta latina, id est, è proprio così. In questa piccola sala, in questo piccolo atrio, troviamo gli stemmi dei vescovi del Novecento. Quegli stemmi dei vescovi che hanno continuato a guidare la nostra diocesi. Vediamo dei nomi che magari ancora oggi ricordiamo, come il vescovo Cunial, che è sepolto qui all'interno della cappella del castello, il vescovo Ravignani, che da vescovo di Vittorio Veneto diventò poi vescovo di Trieste, e poi ancora il vescovo Magarotto, il vescovo Zenti, che è attualmente il vescovo di Verona, fino ad arrivare al vescovo attuale, il vescovo Corrado Pizziolo, che divenne vescovo di Vittorio Veneto nel 2008. Ovviamente questi stemmi non corrispondono come anticamente agli stemmi delle famiglie nobiliari, ma rappresentano i motti episcopali che ciascun vescovo cerca e vorrebbe attuare all'interno del proprio episcopato. Nel castello di San Martino venne ospitato Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I, che soggiornò qui negli anni 60. Questo è lo stemma che fu disegnato quando Albino Luciani nel 59 divenne vescovo di Vittorio Veneto. Fu nostro vescovo per 11 anni, poi sappiamo che diventò patriarca di Venezia e poi nel 78 divenne papa con il nome di Giovanni Paolo I. Per noi è importante perché il 4 settembre avremo la gioia della beatificazione di questo Papa, e per cui per noi Diocesi di Vittorio Veneto è un punto importante avere un vescovo che diventerà beato. Quindi abbiamo collocato questo stemma proprio qui, noi lo consideriamo quasi una specie di reliquia, lo consideriamo qualcosa di importante dal punto di vista affettivo proprio per questo legame che la nostra diocesi ha con il prossimo beato Luciani. Anche il castello di San Martino, e non solo, tutta Ceneda, subì l'influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1337 arrivarono i veneziani, che concessero larghe autonomie al feudo di Serravalle e al vescovo di Ceneda. Un luogo spirituale e culturale, ricco di storia e fascino. Ci avviamo così alla conclusione di questo nostro breve viaggio. E con questo suggestivo panorama alle mie spalle vi salutiamo. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!